Ciao a tutte amiche creative, come avrete visto nelle immagini di anteprima, in questo tutorial andremo a realizzare questo piccolo astuccio a forma di arcobaleno. Spero che il tutorial vi piaccia, mi raccomando un pollice in su se il progetto vi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, io vi lascio allo schema, un bacio a tutte, ciao ciao! Scegliamo il colore del cotone con cui vogliamo cominciare il nostro astuccio arcobaleno. Io ho scelto il lilla e andiamo ad avviare 42 catenelle. Avviate le 42 catenelle, chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa. E continuiamo con una maglia bassa su ogni catenella per un totale di 42 maglie basse nel giro. Arrivati alla fine del giro, non chiudiamo il giro con la maglia bassissima, ma continuiamo a lavorare con una spirale progressiva classica degli amigurumi. Quindi andremo a realizzare 6 maglie basse, un aumento, 6 maglie basse e un aumento per un totale di 48 maglie basse nel giro. In quello successivo invece realizzeremo 7 maglie basse e un aumento, 7 maglie basse e un aumento per un totale di 54 maglie basse nel giro, come nello schema scritto che vi lascio nell'immagine successiva. Questo è il risultato ottenuto seguendo lo schema. Abbiamo realizzato 12 giri cambiando colore ogni 3 righe. Voi potete decidere di cambiare colore quando volete, per esempio in quest'altro arcobaleno ho deciso di cambiare colore ogni 2 righe, infatti ho utilizzato altri 2 colori in più, il verde e il fucsia. E qua non ho fatto molta attenzione a nascondere gli scalini tra un colore e l'altro, perché tanto come andremo a piegare per il nostro astuccio, in questo punto andremo ad applicare le nuvolette. Per la nuvola con il cotone bianco andiamo a realizzare 12 catenelle più 2. Realizzate le 14 catenelle, andiamo a realizzare una mezza maglia alta sulla quarta catenella, quindi 1, 2, 3, 4, realizziamo una mezza maglia alta. Continuiamo realizzando una mezza maglia alta su ogni catenella sottostante sino ad arrivare alla penultima catenella. Ci rimane una catenella su cui lavorare e qui andiamo a realizzare 4 mezze maglie alte nello stesso punto. Continuiamo con 10 mezze maglie alte, una su ogni punto sottostante. Arrivati a questo punto, sulla base della prima mezza maglia alta del giro, andiamo a realizzare 3 mezze maglie alte. 1, 2, 3. Chiudiamo il giro sulla prima mezza maglia alta del giro con una maglia bassissima.
Ricominciamo il giro con una catenella che sostituirà la prima maglia bassa. Continuiamo saltando 2 mezze maglie alte del giro precedente e sulla terza realizziamo 4 maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 2 mezze maglie alte del giro precedente e tra la seconda e la terza andiamo a realizzare una maglia bassa. Saltiamo 2 mezze maglie alte del giro precedente e nella terza mezza maglia alta realizziamo 4 maglie alte. Continuiamo saltando 2 mezze maglie alte e sulla terza realizziamo una maglia bassa. Saltiamo la mezza maglia alta successiva e tra la prima e la seconda andiamo a realizzare 2 maglie alte. Una maglia alta doppia, e altre 2 maglie alte, tutti nello stesso punto. Saltiamo una mezza maglia alta e in quella successiva realizziamo una maglia bassa. Continuiamo saltando 2 mezze maglie alte e nella terza realizziamo 4 maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 2 mezze maglie alte e tra la seconda e la terza andiamo a realizzare una maglia bassa. Saltiamo 2 mezze maglie alte e nella terza andiamo a realizzare 4 maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 2 mezze maglie alte e nella terza andiamo a realizzare una maglia bassa. Saltiamo la mezza maglia bassa del giro successivo e tra la prima e la seconda andiamo a realizzare 2 maglie alte. Una maglia alta doppia altre 2 maglie alte puntiamo l'uncinetto sulla prima maglia bassa del giro e chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco, la nostra piccola nuvoletta è pronta, adesso non ci resta che tagliare il filo e chiudere il lavoro. Realizziamo 2 nuvolette se vogliamo metterle solo sulla parte davanti.
Invece ne realizziamo 4 se vogliamo mettere le nuvolette sia nella parte davanti che nella parte dietro, per essere visibili in entrambi i lati. Una volta ritagliata la stoffa per la fodera, dobbiamo cucire nel lato destro e nel lato sinistro, lasciando delle aperture in alto e in basso, per poi cucire successivamente la cerniera.